Allora, il mio problema è che ho ricevuto sollecitazioni per un intervento di chiusura che va dalle 4 ore alle 4 ore. Ciò sarebbe dannoso per me, innanzitutto, perdonate l'egoismo, per voi, per in generale la giustizia divina. Però è anche vero, purtroppo, a me non piace davvero rispondere per slogan, però temo che su questo piatto della bilancia pesi più il primo, quindi facciamo che sono costretto a rispondere quasi per slogan e facciamo che ci rivediamo quando volete, tanto sono meno male perlomeno il fine settimana in zona, quindi ci rivediamo quando volete per sviluppare meglio. All'interno dei slogan alcuni punti, quelli da cui parto, non sono slogan ma sono istantanei, quindi proprio a volo. Sulle pensioni non c'è nessun intervento in... grazie per questa qua, mi sembra un po' io... l'unica cosa che il governo ha annunciato sulle pensioni nel 2016 è uno sforzo per estendere quello che è già stato fatto nella legge di stabilità 16 sull'opzione donna, cioè nel quadro della riforma Fornero, quindi mantenendo l'impostazione della riforma Fornero, che ricordiamoci si limita a mandare a regime una cosa che questo paese fece nel 95, cioè la riforma delle pensioni noi l'abbiamo fatta, quella giusta, nel 95 con il metodo contributivo. Però, siccome noi siamo un paese che anche quelle poche volte in cui faceva le cose buone disse però la facciamo andare in regime fra 30 anni, scusa, hai fatto una riforma giusta, corretta, che commisura la pensione e l'ammontare dei contributi versati, te la copiano in giro per l'Europa, perché la Svezia la copiò 2 anni dopo, prevedendo un periodo di transizione di 8 anni, perché cioè, siamo gente seria, nel senso, una transizione non può essere istantanea. Vale per qui, vale per l'università, vale per i comuni, vale per tutto. Chi non l'ha capito è bene che se ne rimanga in un'aula universitaria, non venga a fare o politica o qualcosa vicino alla politica. Le cose non si cambiano dal giorno alla notte, purtroppo, anche quando hai la forza politica necessaria. Allora è chiaro che non potevi passare in un anno dal retributivo al contributivo, ci voleva una transizione. La Svezia, che non sono propriamente aveva previsto, se non ricordo male, un periodo di 8 anni di transizione. Noi prevedevamo un periodo di 35 anni in pratica, perché si diceva, ricordate bene, la Fornero fa neanche tutto il percorso, perché dice dal 1 gennaio 2012 il prorata si va in pensione col contributivo. Quindi con quell'impianto lì si studieranno della legge di stabilità 2017, se le condizioni lo permettono, un intervento che fa esattamente l'opposto di quello che il tuo amico diceva, cioè dice permettiamo a qualcuno, se vuole, di fare uno scambio, vado in pensione un po' prima ma con una pensione un po' più bassa. Questa roba costa, perché se vado in pensione prima vuol dire che lo Stato deve pagartela subito la pensione. Se scelgo di andare in pensione 2 o 3 anni prima, vuol dire che io ti anticipo un costo che altrimenti non avrei sostenuto. È chiaro che lo recupero nel lungo periodo. Però questo è l'unico intervento che in parte è stato già fatto con l'opzione donna quest'anno e che probabilmente lo studieremo per la prossima legge di stabilità. Non c'è null'altro. Mi aspetterei che qualche ragazzo di 18 anni, di 20 anni, anche di 25, di 37, mi venisse a dire scusa, ma quei 9 miliardi all'anno che paghiamo a chi ha più in pensione a 30 anni non li andiamo a recuperare? Non arriva molto spesso, diciamo, questa, ma anche se arrivasse, la decisione politica del governo è stata che questo non è il momento per andare a togliere i soldi dalla tasca della gente, anche se sono soldi di quel tipo lì, legittimi ovviamente, però sono soldi, diciamo, frutto di un'inequità intergenerazionale del passato. Quindi non c'è nulla di ciò allo studio, c'è esattamente il contrario, uno studio su un'ipotesi di flessibilità in uscita per il 2017. Quelli veloci dove erano? Dopo di noi, bene, raccolgo ovviamente la sollecitazione, ma qui avete Donata Lenzi che se ne è occupata, quindi se l'hai già fatta lei la sollecitazione è più che sufficiente. Dico solo che anche qui abbiamo invertito, prima si facevano i progetti e poi si mettevano i soldi dopo. Il punto è che qui i soldi ci abbiamo messi in legge di stabilità e adesso c'è l'iter legislativo.